Cercare immediatamente Schneider, il tuo parere? Io penso sia un azzardo, svilisce un po' quello che è il ruolo dei giocatori che sono in panchina quest'oggi, che si sono allenati in settimana e anche in tutta la preparazione. Svilisce un po' anche il ruolo dell'allenatore, se vogliamo, perché Sioneri alla fine lui è abilissimo dialetticamente e si sa giostrare e spostare quelle che sono le probabili critiche. È arrivato anche il presidente Berlusconi, che non sarà contentissimo di non vedere titolare Seedorf. In settimana l'aveva quasi suggerito a Leonardo, Leonardo aveva accettato. Santino, Pato hanno qualità tecnica, hanno rapidità, hanno palleggio e quindi giocano la stessa maniera. Borriello no, è un giocatore diverso, che ha qualità diverse da questi che ho menzionato precedentemente, e la grande prova di Siena ha fatto sì che Leonardo lo metta in campo questa sera, si fidi ancora di lui. In attesa di questa sfida, si comincia! Wesley Schneider dunque in campo subito, scuola Ajax e poi 2 anni a Real Madrid, è molto... Tice basso del rombo di metà campo. Toccato palla Schneider, poi ancora Eto'o, va a cercare Milito quasi istintivamente, un'intesa immediata tra loro. Chivo va al cross, Schneider, attenzione, buon tiratore, rinuncia, Motta per lui, Schneider, Storari, primo brivido, incredibile. Sì, quasi da fermo, Schneider è andato come un cecchino al tiro alla sinistra di Storari, devo dire che il pallone era anche abbastanza centrale, Storari si è fatto un po' sorprendere, è andato... Nonostante le lunghe leve di Lucio, quindi vediamo... Bella anche la sponda di Motta, che ha dato l'idea a Schneider per il tiro. Sì, tiro al replay da dietro la porta, abbiamo visto, abbastanza centrale. Storari probabilmente... Spazio per Gattuso, attenzione, sciabolata morbida. Flamini mette giù. Disorienta Maicon, Flamini lo supera, attenzione! E poi praticamente... Il pallone a ridarlo in avanti a Pato, sbaglia l'intervento Lucio. Pato, Lucio insegue, Pato... C'è Borriello, Pato, Pato, metta l'indietro, Ronaldinho! Non va! E l'origine del Mariner Azzurri è stata... Buon proprio... fallo Ronaldinho! Dice che qualcuno l'ha toccato nel momento del... Nonostante Lucio sia un velocista, fa un'azione strepitosa. Ronaldinho colpisce male e dopo scatta Borriello, Gattuso pensa al cross, poi cambia idea, Ronaldinho. Parte un cross teso! Attenzione Giulio Cesar, sfugge il pallone per un attimo, l'idea per Zambrotta, attenzione, va al cross, secondo palo, tentato Borriello però, grandissimo specialista, Schneider, distanza però è notevole, Storari si sistema, Schneider prova di forza sul muro, non era un granché comunque, Maicon, Sanetti fa passare su Pirlo, cambia marcia, Pirlo difende regolarmente, e però viene fuori un calcio d'angolo. Lontano, allora Borriello, gran recupero però di Samuel, Giulio Cesar e Maicon provano a evitare l'angolo, Giulio Cesar rischia, ma grandissimo intervento, si concede il lusso anche di un rilancio, c'era fuori gioco a quel punto, fondamentale per far salire la squadra, o difende il pallone o conquista una punizione. Maicon, Sanetti lo appoggia, Maicon si accentra improvvisamente, cerca Eto'o, Sanetti, ancora Eto'o, tutto chiuso per lui, riapre Sanetti, deve cambiare fronte d'attacco, vuole il tocco di Motta, Eto'o, Milito, va a cercare Motta tutto solo, Motta, rete, rete, fantastica azione, Milito Motta, Inter in vantaggio. Strepitoso l'inserimento di Motta, è un giocatore che si vede poco, non ha grande intensità di gioco ma ha i tempi di inserimento perfetti, Milito che è di fatto un regista offensivo, non solamente un bomber, gli ha dato un pallone perfetto e Motta davanti a Storari non ha sbagliato, l'ha messa là nell'angolino dove il portiere rossonero non poteva farci nulla. Eccezionale il duetto che i tifosi del Genoa conoscono bene, rivediamo, ma bene anche Eto'o, il movimento, Milito pesca Motta qui, sì. Bucata la difesa, sì. Milanese. Ed anche il movimento di Eto'o che ha scaricato palla a Milito all'indietro, ha tagliato nel ventre dell'area rossonera, quindi portando via Thiago Silva e lasciando lo spazio a Motta. E la fotografia della nuova Inter che gioca palla a terra con la tecnica eccezionale dei suoi fuoriclasse. È stato velocissimo, un giocatore che si è un po' perso. Pirlo, attenzione, Stankovic, dicevi? E Maicon non è quello dello scorso anno, probabilmente tutte le voci di mercato lo hanno anche un po' condizionato, secondo me. Bello il lancio adesso per Eto'o, Gattuso insegue, Eto'o cambia passo, si accentra, va giù,
e calcio. Attenzione, di rigore. Attenzione, calcio di rigore e giallo per Gattuso. Eto'o è stato bravissimo a tagliare la strada e a rallentare leggermente. Era scritto, la velocità dei due è nettamente diversa. Gattuso era in grande difficoltà e tu se ne è reso conto, gli ha tagliato la strada. Quando Gattuso lo ha cinturato è andato a terra, ha atteso leggermente il contatto. Rigore e ammonizione. Vorrebbero l'espulsione qui i giocatori dell'Inter e non hanno tutti i torti. Non hanno tutti i torti perché l'occasione da gol era chiarissima. Non so che tipo di interpretazione qui possa aver fatto Rizzoli contro Storari. L'Inter è già in vantaggio, 35esimo. Attenzione. Milito contro Storari. Ammutoliti i tifosi del Milan. Parte Milito, rete! Rete! Il principe ha colpito! Milito, 2-0 Inter. Milito non poteva sbagliare. Ha tirato dritto per dritto, nel mezzo, calciando forte, sotto la traversa. Storari è andato a destra. Questo è un acquisto fondamentale, soprattutto per il gioco palla a terra dei nerazzurri. Seto da potenza, da velocità, da forza in avanti. Milito è razionale, dà proprio le coordinate ai compagni sempre. Uomo squadra, e dopo aver visto un buon Milan, il risultato è 0-2. Era andato a scattare dall'altra parte. Poi Maicon, Schneider lascia passare, Gattuso qui, giallo e espulsione. Questo è una beffa perché doveva essere sostituito, ma forse viene fatta giustizia con un paio di minuti di ritardo. Sì, viene fatta giustizia, ma qui dall'alto della sua esperienza Gattuso poteva commettere fallo non scalciando in quel modo. Già ammonito, è andato a farsi ammonire di nuovo in un contesto veramente difficile, stava per uscire. Non è da lui, non è da un giocatore esperto come lui, capitano questa sera, commettere ingenuità del genere. Fallo, ci sta tutto perplesso, guardate la reazione del team manager Mentana di Leonardo che stava dando le disposizioni a Seedorf, incredibile. Gattuso adesso si arrabbia, se la prende con la panchina, come a dire, ma io volevo già uscire. Ma non c'entra. Ma questo non giustifica il suo fallo, certamente da ammonizione, il tentativo di stop a volante di poco fa. Attenzione a Schneider. Va al cross nel mucchio, filtro e pallone. Storari si salva. Di recupero, 3 di recupero. Sanetti. Ancora Milito. Apre per Maicon. In anticipo, Maicon. Taglia il campo, ancora Milito, controllo, ancora verso Maicon, tutto solo, rete! Rete, grandissima azione, ancora assist di Milito. E questa volta Maicon ha fatto le cose per bene, è andato a scambiare con l'argentino, poi diretto verso la porta, la palla gli è arrivata col contagiri e lui l'ha calciata lì, forte alla destra di Storari. Ancora una volta un'azione decisa dei nerazzurri, che nei primi 30 minuti avevano giochicchiato non cambiando passo. Il primo gol appunto dell'Inter ha spianato la gara e ora sembra proprio in discesa. La gioia rabbiosa di Maicon, azione da manuale, sempre palla a terra, guardate lo scambio con Milito. Maicon, Milito sempre perfetto anche come giro di pallone, guardate che tocco. E Milito ancora una volta decisivo, stavolta in becco. Jankulowski, Pato, va al cross lungo, Giulio Cesar, sfugge il pallone, Ronaldinho, conquista il pallone, ancora buono. Va al cross, Stankovic mette fuori, Pirlo al volo, pallone rimane lì. Prova a riaprire, ma stavano rientrando tutti. Ogni riferimento a Ibrahimovic naturalmente non è casuale. Riparte l'Inter da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Kivu, Nesta, Pirlo, Seedorf, Stankovic, Schneider, sta partendo Maicon, Eto'o, a destra Maicon, Eto'o, va al tiro lui! Primo brivido. Non ha atteso che arrivasse a destra Maicon a tutta velocità. È vero amore, se non è amore non è litigarello. Tanto Maicon, Milito, Schneider, di nuovo zona tiro, prova! Grandissimo tiro di Schneider, a scendere. Sì, ha calciato con forza ma anche con una traiettoria molto strana. Ora cerca gloria Schneider sul 3-0, cerca appunto il gol, non guarda i compagni. Sanetti lo aspetta, Seedorf lo fa fuori, Seedorf insiste, mette in mezzo, Kivu! Allarga per Schneider, c'era forse fallo di Pirlo. Schneider, non ha il vantaggio.
tra le linee, Milito riapre per Maicon che va con l'esterno, voleva forse tirare, pallone torna a lui, Maicon è un cross per Eto'o, rete! Fuori gioco. Voleva andare al tiro ed era andato al tiro Maicon, poi la carambola gli aveva dato l'opportunità di cross su secondo palo, non aveva sbagliato, Eto'o stava andando all'indietro, non era semplice dar forza a questa palla, ma la posizione era irregolare. Netto. Fischi per Ronaldinho. Al suo posto Untelar, sembra molto contrariato Ronaldinho. Sovrapposizione, il tocco è per lui, Stankovic mette in mezzo, l'anticipo su Eto'o. E poi mette fuori Ambrosini. Ottima questa azione dei nerazzurri con un giro palla veloce, cross nel mezzo. Non è finita, Stankovic prova anche lui, grandissimo gol! Deki Stankovic all'incrocio dei pali e sono quattro. E lui è abituato ai tifosi nerazzurri a questi gol, ha preso la mira, ha calciato di esterno destro con potenza e precisione. Storari probabilmente non ha visto partire la palla perché davanti a lui c'era Nesta e quando l'ha vista era troppo tardi, ha cercato di allungarsi alla sinistra ma il pallone è andato all'incrocio dei pali. Un gol strepitoso, ma Stankovic ne ha fatti nella sua carriera molti di queste reti. Quarto gol nel derby per Stankovic, ad uscire il pallone sembra abbastanza imprendibile, che con mezzo esterno va proprio all'incrocio dei pali. La curva interista è impazzita, vediamo da questa inquadratura, è eccezionale, anzi, qui molto attenuati per Storari, questa bomba ad effetto di Stankovic. La palla passa sopra la testa di Thiago Silva con Nesta in mezzo alla porta, imprendibile. Stankovic, playmaker, ma non perde il vizietto. Rivediamo ancora il tiro bellissimo, certo eccessiva libertà per Stankovic. Ha preso la mira, non era però vicinissimo, sono stati 26-27 metri, insomma ha calibrato bene il tiro. Rossonera si è girata quasi interamente in piedi cercando là dove era la dirigenza del Milan. Untelar sembrava fuori gioco, Julio Cesar, Kivu se la cava all'Inter, sembrava offside Untelar. Eh sì, la sensazione dalla tribuna era che fosse oltre tutti l'olandese. E Mourinho forse si sta arrabbiando. Questo test per la difesa rossonera se la Vieira. Stankovic sorprende Kivu che se la cava. Montari, bella l'idea, ancora per Vieira. Pallone per Eto'o. Lo controlla, si gira in agilità Eto'o, parte Milito, crea lo spazio, Eto'o va al tiro. Di poco fuori. Il movimento a tagliare a sinistra di Milito. E vedete parecchia gente comincia ad andarsene. Montari, tunnel, parte Vieira, Milito, Eto'o, Vieira perde l'attimo, poi riesce ad allargare, recupera, Montari, riprova dall'altra parte l'Inter, Stankovic ancora da lontano, Storari, Milito, Storari due volte, incredibile, c'era fuori gioco comunque Milito sul tiro di Stankovic. La seconda è stata una parata strepitosa di... Attenzione a Pirlo, senza barriera, Julio Cesar, è una sfida, prova Pirlo, però c'è Vieira. Stasera lancio in profondità per Untelar, buono il controllo, va subito al tiro, non male, non è abilissimo nel drip. Montari vuole pallone ancora, Balotelli, non c'è recupero, finisce qua il derby 4-0, vince l'Inter, risultato pesante per il Milan. Al di là dell'episodio Gattuso, l'Inter ha dimostrato la propria superiorità e soprattutto ha dimostrato di essere efficace davanti con i suoi campioni. Deluso Leonardo, ci sarà tempo per riflettere per la sosta, ma certo questa è una brutta botta. L'Inter sale subito a 4 punti, recupera il passo falso col Bari.